delle nazioni, se n'è andata in un gioco veloce. Era diventato un lusso ottenere per noi la stazione Nord, l'acqua potabile, l'energia elettrica, la scuola pubblica, la sanità. Era un mantra, signora. I mutamenti dell'economia dagli anni 80 ad oggi, un dialogo volto alla miseria come condizione sociale e interiore. Marco Paolini cerca un confronto con le coscienze del popolo di Taranto attraverso I Miserabili, Io e Margaret Thatcher, spettacolo che l'attore veneto ha portato in scena nel Taranto Container Terminal, andato in onda in prima serata sulla 7. Figura centrale della scena, quella dell'ex primo ministro inglese Margaret Thatcher, fautrice del processo di globalizzazione. A lei si rivolge critico e duro Paolini, raccontando di una famiglia veneta la cui unica consapevolezza ha come punto di partenza la caduta del muro di Berlino e la condizione di chi si trovava al di qua e al di là di quel muro. Un dialogo tra la politica, la filosofia di Hugo e le leggi della termodinamica, in cui emergono tutte le incertezze sul futuro che ruota attorno al portafogli. Le note dei mercanti di liquore sono state la colonna sonora di due ore intense che si sono concluse con il cosiddetto terzo tempo, un momento in cui l'attore ha cercato le risposte confrontandosi con i tarantini in un dibattito accompagnato da tè e vino caldo. Grazie.